Vediamo Palazzo Vitelleschi attraverso questa rappresentazione di fantasia del pittore Brian Mobbs. Sotto il torrione della contessa Matilde, il santuario di Valverde. Seguendo questa panoramica, attraversiamo il cuore di una Tarquinia medievale, l'antica Corneto, dove svettano una miriade di torri e non a caso fu chiamata la città turrita. Stiamo per arrivare al Palazzo Comunale, dove nell'antica aula del Consiglio, nel 1629, furono eseguiti gli affreschi commemorativi della storia di Corneto, di cui vediamo l'albero genealogico, dove sono rappresentate le origini leggendarie della città madre di Roma e la sua fedele paladina. Su questa parete è raffigurata la seduta del Consiglio Comunale di Roma che nel 1436 decretò la costruzione di una statua equestre di un famoso cornetano, il cardinale guerriero Giovanni Vitelleschi. Il monumento non fu mai realizzato. All'apice del potere e della fortuna, Giovanni Vitelleschi decise di farsi costruire un'elegante residenza nella città natale. Immaginiamo questo bel palazzo mentre è al massimo del suo splendore, realizzato tra il 1436 e il 1439. Alcuni studiosi dicono su progetto di Giovanni Dalmata, altri di Giovanni Traù. Ma ricordando le dimore gentilizie fiorentine, può esserci stato anche lo zampino del Michelozzo, architetto dei Medici, diventando all'epoca l'unico esempio di architettura rinascimentale in un contesto urbano squisitamente medievale. Giovanni Vitelleschi fu ucciso a Roma nelle prigioni di Castel Sant'Angelo nel 1440. Il palazzo, nella sua secolare storia, fu residenza di caccia di alcuni grandi pontefici, tra cui Alessandro VI, Giulio II e Leone X. Ma fu anche residenza del comando francese durante l'occupazione di Corneto. In questo periodo, la decaduta nobile famiglia Soderini era proprietaria del palazzo e lo mortificò, suddividendolo per ricavarne maggiori profitti. Thank you.
Questa lesione potrebbe risalire al terremoto del 1819. Nel 1842 il console britannico George Dennis giunse a Corneto e dormì per una notte a Palazzo Vitelleschi. Lo descrisse così: «Trovasi in uno stato miserando adibito ad usi diversi, cacciaia, granaio, albergo, case e botteghe». È quasi incredibile l'abbandono raggiunto, avendo ospitato papi e cardinali. Il muro ondulato al posto delle colonne a sostegno del loggiato. Lo sperone di spinta a rinforzo di questo angolo. Gli archi murati e diversi tra loro fanno pensare che la Torre Fani possa essere caduta rovinosamente su questa loggia, poi ricostruita in maniera povera. In questo periodo le famiglie più ricche ed in vista si muniscono di permesso, assoldano operai e scavano nella propria campagna in cerca di tombe etrusche. Ciò che trovano è venduto e spesso esportato. In tal modo, giorno dopo giorno, il territorio perde una parte importante della sua antichissima storia. Il primo a fare qualcosa per contrastare questi comportamenti distruttivi è il sindaco Luigi D'Asti, che comprende come le tombe, con i loro magnifici affreschi e i loro meravigliosi reperti archeologici, siano ricchezze e patrimonio culturale di tutta la città. Sotto la sua guida il comune fa sua la licenza degli scavi e con la collaborazione dell'Università Agraria, di cui è presidente, allestisce il deposito dei reperti nei locali della sede in via Garibaldi. Nel deposito i reperti vengono puliti, restaurati ed esposti nelle belle sale del palazzo. Il sindaco D'Asti nel 1878 inaugura con orgoglio, negli stessi locali, il Museo Civico Etrusco di Corneto Tarquinia, dove nel 1875 fu ospite per 3 giorni l'eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi, il quale non si lasciò sfuggire l'occasione di ammirare la nascente collezione etrusca. Infatti il taccuino personale del custode dei reperti Frangioni contiene anche la sua firma. Da questo momento
Come testimonia ancora la collezione di firme del custode, il mistero ed il fascino degli oggetti etruschi del nuovo museo richiamano personalità eminenti da tutta Europa. Basta pensare ai principi Sergio e Paola di Russia, il reale principe di Svezia, la principessa di Prussia, il principe ereditario e la principessa di Sassonia, il principe di Baden ed altri importanti personaggi come Francesco Vespignani, George Dennis, Felice Barnabei e funzionari di grandi musei come il Louvre, Vienna e Strasburgo. Gli scavi si concentrano in località Montarozzi. Questi reperti villanoviani stimolano un grande interesse scientifico, facendo chiarezza sulle origini degli Etruschi. Sono quasi 10.000 gli oggetti catalogati all'Università Agraria e fanno capire quanto aveva visto giusto Luigi d'Asti. Messi in bella mostra su tavoli e scaffali, invitano i visitatori quasi ad un contatto fisico. Nel 1902 il comune, sindaco il conte Bruschi Falgari, acquista il palazzo Vitelleschi facendo una convenzione con il ministro della pubblica istruzione, il quale si assume l'onere della ristrutturazione e manutenzione in cambio dell'uso perpetuo. Lo scopo è quello di fare del palazzo la nuova sede del Museo Nazionale Tarquiniense. Nel 1905 il palazzo acquista esternamente l'aspetto attuale. Nel 1918 viene trasferito dal chiostro San Marco il monumento sepolcrale del 1500 della famiglia Mezzopane. Entrerà a far parte del nascente nuovo museo. Finalmente nel 1924 l'inaugurazione. Nel 1927 lo scrittore inglese Lawrence, incuriosito dagli scritti sugli Etruschi del Dennis e dell'amico Huxley, viene a Tarquinia con un compagno di viaggio. Osservati da questi guardiani di pietra, restano sorpresi nel vedere il museo in questo bel palazzo. All'indomani vanno a visitare le tombe con una guida.
All'interno della tomba, alla luce incerta di una lampada ad acetilene, appaiono come d'incanto pesci che guizzano tra le onde. Uccelli che hanno ancora nelle ali il fremito della vita. Ecco il primordiale istinto per la caccia degli Etruschi. Piccoli uomini che pescano sopra una barca con dipinto un occhio in modo che possa vedere dove va. Ecco Lorenz che sembra meditare su ciò che ha appena visto. Nel 1936 il professor Pietro Romanelli, in una campagna di scavi nell'Etrusca Tarquinia, riportò alla luce in più pezzi il gruppo fittile dei cavalli alati. Presto, una bomba poco intelligente colpisce il museo. Ben protetti, si salvano tutti i reperti, con i cavalli alati, presto simbolo della città di Tarquinia. Sono gli anni della ricostruzione. Si riapre il doppio arco su via Mazzini. Torna a svettare Torre Fani. Grazie al contributo del Ministero dei Beni Culturali, sollecitato dai sovrintendenti che si sono succeduti alla direzione del museo. Anche l'interno è sottoposto ad un attento ed intelligente restauro. Ormai il palazzo del Cardinale Guerriero è tornato al suo antico e suggestivo splendore. Di Giovanni Vitelleschi resterà l'importante dipinto di Filippo Lippi, la cosiddetta Madonna di Corneto, trasferita a Roma per precauzione nel 1943, una precauzione che dura da 60 anni. Non sarebbe stato così senza un sindaco come Luigi D'Asti e l'Università Agraria, gestore del demanio collettivo di Tarquinia, nella cui sede gli affrescati soffitti sono ormai l'unica testimonianza rimastaci del vecchio museo civico etrusco. In questa sala comunale degli affreschi è nata la nostra storia, una delle tante che il nostro paese ha la fortuna di avere e raccontare.